Popolo di YouTube, io sono un Mustang interista. Allora, io nel primo tempo vi dico la verità, ero più incazzato, guardate, più con la squadra che con Conte. Anzi, forse avevo veramente poco niente da dire a Conte. Avevo veramente poco niente da dire. Poi vedo i cambi del secondo tempo e da là veramente mi sono incazzato come una bestia. Sono veramente incazzato e da qui ho capito che Conte non vuole vincere con noi. Conte non vuole. E allora, caro Conte, questa è per te, ma non è solo una canzone, questo è un inno, è il tuo inno. Conte, storia di un grande sbruffone, vai ad abbracciare Agnelli, porta con te la parrucca. E levati dal cazzo! Wow! Elevati dal cazzo! Hai fallito ancora! Fuori! Via anche la Coppa Italia! Spariti anche dalla Coppa Italia! Bravo Conte! Complimenti! Questo signore ci ha mandato fuori anche dalla Coppa Italia! Conte, sei fuori! 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 Sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori, Conte! Sei fuori! Fallita anche questa! Hai fallito Champions League e di conseguenza anche Europa League! Hai fallito la Coppa Italia con questa misera partita che mi ricorda tanto quella contro lo Shakhtar! Questa misera, misera partita! E quindi resta solo il campionato! Mi raccomando, fallisci anche in campionato! Fallisci anche in campionato! Voglio vederti! Guarda, se vince il Milan... Ma io sono anche contento per loro, se devo essere sincero. Sono anche contento piuttosto che riveder vincere la Juve. Ma se vince il Milan, cioè noi dobbiamo vergognarci dalla mattina alla sera. Dobbiamo vergognarci perché il Milan al primo tentativo ce la fa. Tu hai avuto poi anche prima gli allenatori prima. Ma tu, caro Conte, ti hanno preso tutti quelli che volevi. Tutti te li hanno presi. E così tu vai così. Poi c'è anche caos societario, vabbè. Ma si sapeva già che a gennaio non c'erano acquisti. Che cazzo ti lamenti? Adesso con questi vai a vincere il campionato, se no sono dolori per te, Conte. Sono dolori per te, Conte. Il piano B, poi. Veniamo a parlare del piano B. Ma allora, cioè, ma tu puoi giocare 90 minuti. Se vedi che sei 0-0 e hai l'annata che hai perso e continui sempre col 3-5-2, tu mi fai i cambi. Ma cambi solo l'interprete e li cambi anche in peggio, perché Brozovic ha fatto pena. Ha fatto pena Brozovic. Cioè, ha fatto il peggiore, forse il peggiore in campo, Brozovic. E tu cosa fai? Togli Eriksen, che è il migliore del centrocampo. Togli Eriksen per Sensi, che ok, io lo volevo dentro. Ma no, non ti cambia, anzi, hai peggiorato. Io da quel momento là ho detto, bene, punto, fine, non ci spero più. E infatti avevo ragione, da lì. Tra l'altro, la Juve è andata vicino al gol. Da quando hai fatto quei cambi di merda, la Juve poteva andare in vantaggio. Questa partita non... Sapete cosa vi dico? Questo risultato è bugiardo. Non doveva finire 0-0, doveva finire 1-0 per la Juventus. Questo risultato è bugiardo, secondo me. E la Juve ha fatto cagare. Non ditemi che la Juve ha giocato bene. La Juve ha fatto cagare, ragazzi. E noi abbiamo pareggiato e perso con la Juve che fa cagare. Quindi facciamo ancora più cagare. Quello è il bello. Facciamo ancora più cagare. Con questa Juve qua perdiamo. Con questa Juve che veramente è scandalosa. È scandalosa. Dite, a parte Ronaldo, chi è che ha giocato bene della Juve? I difensori? Sì, e basta, e basta. Cioè, ditemi voi, cioè, se devo vedere queste cose qua, va. E l'inno di Conte, ragazzi, deve esistere per sempre. Poi anche adesso, questo hashtag deve esplodere. Questo, il mestiere di Conte. Fare neanche l'autista di Paratici, l'autista di Mario Kart Wii, l'autista di Mario Kart Wii deve fare. Questo hashtag deve esplodere su tutti i social. E anche questo, anche Conte Asino, Conte Autista, Conte Asino, Conte Autista, Conte Asino, Conte Autista, Conte Asino. Poi, basta parlare di Conte. Ma allora, Lautaro Martinez, mi hai rotto i coglioni. Non posso più vedere uno che sbaglia tutti questi gol. Come fai a sbagliare a porta vuota? E dai, basta! Mi hai rotto i coglioni anche tu, Lautaro Martinez. Io ti do anche qualche attenuante perché Conte ti dà un ruolo di merda. Ti dà un ruolo di merda che devi correre 40 metri. Io posso capire che non sei lucido, ma è un campione. Il gol me lo deve fare. Quindi, Lautaro Martinez oggi 4 e mezzo. 4 e mezzo. Lautaro e Lukaku 5 oggi. E sono anche buono, forse, perché Lukaku ha giocato malissimo oggi. Malissimo. Malissimo.
Brozovic, gli do 3,5 Brozovic, perché ha giocato da bestie, da bestie. Chi salvo? Barella, salvo. Salvo Handanovic e salvo... Chi è l'altro? Aspetta. Eriksen. Questi sono gli unici tre che salvo. Li posso dare 6 a Eriksen e Barella e do anche 7 ad Handanovic, perché Handanovic, ragazzi, oggi è stato decisivo, impositivo, impositivo Handanovic. Oggi è il migliore dei nostri, è Handanovic. È Handanovic, ragazzi. Invece, questo fallito, oggi si prende un bel 4, si prende 4 oggi, Conte, 4, perché allora, gli do anche più del solito, perché la formazione era giusta, a me andava bene la formazione del primo tempo, mi andava benissimo, poi ha rovinato tutto come al solito, cioè o sbaglia all'inizio o sbaglia dopo, complimenti, siamo fuori, sei fuori, Conte, sei fuori, 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 sei fuori, va, basta. Basta, ragazzi. Cioè, adesso voglio vedere con la Lazio. Voglio vedere. Voglio proprio vedervi con la Lazio. Voglio proprio vedere. Sì. Fuori anche dalla Coppa Italia. Basta, vado a piangere. Ciao.